tutti, nuovo video di shopping cavolate, sì, perché sono stata stamattina da Tiger, mi ha fatto venire voglia un video di Chiara Paradisi, che saluto, ciao tesoro. In questo video le mostravo un'agenda settimanale, ho tirato fuori tutto perché sennò sentite il rumore della busta ed è veramente fastidioso, si sente più della mia voce. Allora, dicevo, il video di Chiara, dove lei mostrava questa agenda qui settimanale, che io l'ho sempre amata queste agende. E sono una figata perché appunto vedete come sono fatte proprio da tavolo. Queste qui mi piacciono tantissimo. Ma che belle! Quindi vabbè, niente, già che c'ero, ovviamente mi sono presa un altro po' di cose. Allora, vi dico anche i prezzi perché ho conservato lo scontrino. Calendario settimanale, pagato 3 euro questo qui. Questi qui voglio vedere se riescono a funzionare per la nail art, anche se ho paura che essendo pennarelli, passando il top coat possa andare via il colore, non lo so, voglio provarli. Sono quei pennarelli che praticamente si soffia ed esce il colore. Sì, funziona. Ok, uno soffia praticamente ed esce il colore tipo sfumato in quel modo lì. Ed è una figata, effettivamente. Appunto, voglio vedere se funzionano per la nail art o meno. E questi qui, pennarelli 2 euro. Quindi ho detto, vabbè, per 2 euro ci voglio provare. Poi ho preso questo cosino qui, vedete che carino, il cosino per fare la schiuma al latte, perché così almeno invece di comprarmi sempre il latte, che ne so, di riso, il latte di avena, al cioccolato, me lo faccio direttamente io, perché solitamente in questi latti qui trovo sempre quelli lì con lo zucchero e quindi mi sono detta compro direttamente quello lì bianco e poi con questo qui mixo la polvere, il cacao amaro in polvere. E questo qui l'ho pagato, ovviamente fucsia, rigorosamente. Schiuma latte 4 euro questo qui, chissà se ha le batterie all'interno, speriamo di sì. Non ce l'ha. Ma chi è? Ah, vanno qua dentro le AA, no, le AA dovrei averle. Ok. Marchingegno complesso. Mamma mia, quanto è complicato da aprire e richiudere questo coso. Comunque, questo qui 4 euro. E già da domani mattina penso inizierò a farmi il mio latte al cioccolato. Poi ho preso. C'erano tante cosine con il cuore. È un quadernino praticamente a righe. Carinissimo, mi piaceva tanto. E questo qui l'ho preso per trascrivere le ricette. Perché io tutte quante le ricette che faccio alla fine non mi sono mai scritta le mie ricette. E mi piacerebbe avere il mio quaderno delle ricette, quindi ho preso questo qui. Notebook 2 euro. Questo mi piaceva tanto. C'era anche di formati diversi, quindi più grandi, più piccoli. In realtà vi dico, c'erano tantissime cose che io avrei voluto prendere, perché lì dentro compreresti tutto, però tante mi ero detta, ok, già sto prendendo tante cavolate. Non esageriamo, mi sono detta. Poi ho preso questi bellissimi fiocchettini natalizi, pagati 1 euro se non erro questi qui. Gli occhi a pois, ok, 1 euro. E questi qui li ho comprati per attaccarli qui dietro per fare un background natalizio. E sempre per un background natalizio ho comprato le lucine. Quanto sono tenera. Lucine, sono 3 metri di lucine. 4 euro queste qui. Ah, ma sono soltanto gialle. Io le volevo colorate. Vabbè, comunque lucine gialle. Tanto abbiamo già gli smalti colorati, non esageriamo. E questi qui li ho comprati per abbellire un pochino qui dietro per adesso per il periodo di Natale, dicembre, così primi di gennaio. Poi, guardate che delizia! Mini set da ufficio con forbicina, c'è un po' di tutto evidenziatore, guardate che carino che è, lo devo aprire assolutamente. Questo qui, vediamo un po' quanto posso averlo pagato. Mini set ufficio 3 euro. Come funziona? C'è lo scotch tutto attorno qui. Oh, è tenerissimo. Allora, c'è un evidenziatore fucsia, una mini spillatrice. Che carina. Oh, c'è una mini forbicina. C'è un mini scotch. Che delizioso. Ci sono anche tante ricariche per le graffettine. E poi ci sono i mini post-it. Quanto è carino. Io amo queste cosine in miniatura. Ora vediamo un po' se riesco a ritrovare
la combinazione giusta per richiuderlo, eh. Ah, no, non è neanche difficile. Oh, è carinissimo questo. Poi ho preso questo tubo con 10 pennarelli, che sono molto carini. Ci sono appunto 10 colori. Vedete, c'è proprio la punta. Il classico pennarello. E questi qui li ho presi sia per quando studio, perché mi piace avere le cose colorate, sempre perché mi piace vedere le cose colorate quando scrivo, l'ho preso anche per il libro. Il quaderno delle ricette. Ok. 10 pennarelli, 2 euro. Poi, se qui me le stavo dimenticando, ho preso due penne, perché mi piacevano queste penne qui. Voi sapete, io amo gli articoli da cancelleria, quindi benché io sia molto in fissa anche con le penne un po' più su di livello, però anche queste penne qui da poco sinceramente mi piacciono un sacco, vedete, sono colorate, così, sono carine. E queste qui le ho pagate 50 centesimi ciascuna, molto carine. E arriviamo al pezzo finale, vi dico prima il prezzo. 3 euro per iniziare i miei video. Sappiate, da questo video in poi i miei video inizieranno con questo. Ciao! Che bello! Oddio, che carino che è! È tipo la magnetta. È bellissimo! E poi ci sono anche i gessettini all'interno. Che carino! Oddio! Quindi, boh, sì, questo qui l'avevo pensato, proprio appena l'ho visto, ho detto, oddio, sarebbe carinissimo, non so, iniziare ogni video con questo qui, boh, non lo so perché mi piaceva tanto questa idea, poi magari è una cavolata, però mi piaceva, vabbè, la mia mente che viaggia su cose. Comunque, questo era il mio shopping da Tiger, fatemi sapere quali sono le cosine che vi sono piaciute di più. Io ce ne sono, a me piacciono un po' tutte, perché appunto tra le mille che volevo prendere ho fatto proprio una super 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 selezione, sono venute fuori queste cosine qui, però questo è quello a cui forse tengo un po' di più. Però no, cioè, tengo anche a questi, alle lucine per arredare qui dietro. No, vabbè, dai, ho fatto, mi piace e sono soddisfatta di questo shopping. Comunque, con questo è tutto, io vi mando un bacione e ci vediamo al prossimo video. Ciao!